Cecilia e Ignazio, promesse speciali al Grande Fratello VIP. Grande Fratello VIP, Cecilia e Ignazio dopo il reality, amore anche fuori dalla casa. Ilary Blasi ha mandato in onda il film della storia d'amore nata al Grande Fratello VIP. Cecilia e Ignazio sono entrambi in nomination e uno dei due potrebbe dover lasciare immediatamente la casa più spiata d'Italia. La conduttrice del reality show ha dato ai due la possibilità di dirsi cose che non si erano ancora mai detti e promettersi qualcosa per il proprio futuro. Il pubblico della trasmissione è infatti curioso di capire se i due riusciranno a restare insieme anche nella vita reale, quella di tutti i giorni. Di fronte alle grandi dichiarazioni d'amore rilasciate nel corso dei vari confessionali, si comprende benissimo come la coppia sia realmente innamorata. A quanto pare, sia Moser che la Rodriguez credono che il loro legame si sia trasformato in amore vero e proprio. Cecilia e Ignazio si amano, parole importanti al Grande Fratello VIP. Di fronte al video che riprendeva i migliori momenti della loro storia, Ignazio e Cecilia sono apparsi visibilmente in imbarazzo ed emozionati. Pensando alla possibilità che uno dei due esca per sempre dalla casa, entrambi hanno voluto avanzare delle promesse nei confronti dell'altro. La Rodriguez non aveva mai parlato d'amore, ma finalmente è riuscita ad ammetterlo e a far presente i suoi sentimenti nei confronti di Moser. L'argentina ha infatti promesso che, nel caso in cui esca lei, non gli farebbe mai del male e lo aspetterebbe fuori dal Grande Fratello VIP. Anche l'ex ciclista, ovviamente, ha esposto i suoi sentimenti, precisando che lui lo ha già fatto da tempo e non solo in confessionale. Ignazio e la storia d'amore con Cecilia fuori dal GF VIP. Ignazio ha dichiarato fermamente di sperare che al di fuori del reality show di Canale 5 le cose restino identiche a come sono all'interno della casa. A quanto pare, perciò, sono entrambi pronti a viversi anche nella vita quotidiana. In tutto ciò però, la sorella di Jeremias non nasconde la sua volontà di andare a parlare con Francesco Monte una volta uscita dal GF.